Allora, sulla carica elettrica, quindi poi sulla corrente, c'è un principio di conservazione che, come vedremo, sarà la giustificazione teorica della legge di Kirchhoff per le correnti. Allora, immaginate di applicare tutto quello che abbiamo detto non più a una superficie qualsiasi, ma a una superficie chiusa. La S di prima era una superficie qualsiasi. Immaginate che questa superficie sia la frontiera di un dominio, quindi sia una superficie chiusa. Diamo simbolo a questa superficie che è la frontiera del volume B. Ora andiamo a calcolare cosa succede introducendo la carica Q che istante per istante descrive lo stato della carica del volume, quindi la carica Q è la carica del volume, carica nel volume B fotografata al costante T. Okay? Accanto a questo andiamoci a misurare invece la carica che fluisce attraverso sigma. Come al solito immaginate di fotografare l'intervallo T, T più delta T. Nell'intervallo T, T più delta T può accadere che ci sia un flusso di corrente attraverso la superficie sigma. Come al solito dobbiamo orientare la superficie. Quando si tratta di superfici chiuse, tipicamente l'orientamento della superficie è dato dal normale uscente, quindi si suppone positivo e verso uscente. Il punto per punto di questa superficie introduciamo il vettore normale. Benissimo, la corrente che fluisce attraverso questa superficie nell'istante t, come abbiamo detto, è il limite per delta t che tende a 0 di us t più delta t meno us t q sigma, scusate. Meno q sigma t diviso delta t. E questo abbiamo visto nella scorsa lezione, dove Q sigma chi è? Attenzione, non è la carica contenuta nel volume, ma è la carica che attraversa la superficie. Ricordate la volta scorsa, la lezione scorsa, l'esperimento concettuale, ci mettiamo sulla superficie e vediamo chi passa nell'istante T, T più delta T. Bene, in virtù del cosiddetto principio di conservazione della carica, che ci dice che la carica non si può creare, non si può distruggere, quindi alla fine di qualunque esperimento la carica deve conservarsi. Se c'è un flusso di carica attraverso la superficie, come lo posso andare a misurare? Oltre che con quell'esperimento concettuale che abbiamo visto nella scorsa lezione, cioè di conteggiare le cariche con il loro segno rispetto a verso, eccetera, eccetera. Posso andarmi a guardare non la carica che è fluita attraverso sigma, ma quella che è rimasta al volume. Cioè, la carica che è fluita attraverso sigma, nel verso uscente, la posso anche misurare come differenza tra la carica iniziale, che c'era dentro, meno quella che mi ritrovo alla fine. Quindi questo qui è anche uguale alla Q contenuta nel volume all'istante iniziale meno quella contenuta all'istante finale. Prova. Cioè, o vado a vedere quante persone escono da questa porta nell'intervallo di un'ora e misuro chi esce, oppure conto quante ce n'erano all'inizio e sottraggo quante ce ne sono alla fine. Molto semplice. Quindi Q sigma è la carica che attraversa la superficie, Q invece è quella che è contenuta nel volume. Ovviamente questo si può fare solo se la superficie è chiusa. Ovviamente. Benissimo. Qu-
Questo significa pure, facendo il limite per delta t che tende a zero, questo limite delta t che tende a zero, questo, quindi stavolta interpretando come carica nel volume, non carica attraverso la superficie, questa che cos'è? Meno la derivata nel tempo della carica volumetrica. Quindi, il principio di conservazione della carica ci dice che la corrente totale che fluisce attraverso una superficie chiusa, sigma, distante t, è uguale a meno la variazione nel tempo della carica contenuta in questa superficie. Cosa significa? Se la corrente è positiva nell'istante t, cosa significa? Che sta uscendo carica dal volume. Quindi la funzione che descrive istante per istante quanta carica c'è nel volume dovrà essere decrescente, sta diminuendo la carica. Se contiamo quante persone sono in questa stanza e c'è un flusso positivo di persone che esce dalla stanza, la funzione che descrive il numero di persone è decrescente. Quindi la sua derivata è negativa, cioè se questa I è positiva, dQ su dT è negativa, sta diminuendo. Se invece la carica è negativa, sì, la corrente è negativa, cosa significa? Che sta entrando carica positiva. E quindi quella, se questa è negativa, la dQ su dT sarà positiva, cioè sta crescendo il livello della carica all'interno del nostro volume. Ok? Quindi il principio di conservazione della carica si esprime così. E questo vale sempre. Ovviamente si applica esclusivamente a superfici chiuse. E ci dà il bilancio, proprio perché la carica non si crea e non si distrugge, se avete corrente, la corrente elettrica deve soddisfare questo vincolo rispetto alla carica. Benissimo, dal punto di vista delle densità si può anche scrivere che il flusso attraverso sigma, superficie chiusa, quando si fa il flusso attraverso la superficie chiusa si mette un cerchietto per indicare che l'integrale viene esteso ad una superficie chiusa. Il flusso attraverso una superficie chiusa sigma della densità di corrente, quindi questa è la I di t, è uguale a meno la variazione del tempo della carica, che a sua volta la potete scrivere come l'integrale volumetrico della densità di carica. Quindi questa è la traduzione in termini di densità di questa legge che è scritta in termini di grandezza integrale. Ok? Benissimo, questo vale nel caso generale. Bene, mettiamoci invece adesso nel caso in un caso particolare di grande interesse applicativo, mettiamoci in condizioni stazionarie, quindi tutte le correnti, tutte le tensioni, tutte le grandezze elettriche sono costanti nel tempo. Nel caso stazionario cosa diventa questa equazione, questa legge? I di t uguale a zero. I uguale a zero perché il tempo non è più una variabile. Perché? Perché se è stazionario significa che tutte le grandezze sono costanti del tempo e quindi la derivata temporale di q è zero. Nel caso stazionario, in forza del principio di conservazione della carica, la corrente totale netta che fluisce attraverso la superficie chiusa deve essere sempre zero. Cosa significa questo risultato? Andiamo a considerare
un caso pratico. Immaginate di avere tre conduttori saldati tra di loro. Quindi immaginate di vedere questa situazione, uno zoom, avete tre conduttori elettrici connessi in un nodo, con una saldatura, quello che volete voi. Ciascuno di questi conduttori potete definire una corrente. Sarà una corrente I1 definita prendendo una sezione del conduttore S1 e orientando per esempio questa sezione con questa normale. Ci sarà una corrente I2 prendendo una sezione del ramo 2, stavolta per esempio orientate la normale così. Sarà una corrente I3 che fluisce attraverso il ramo 3. Quindi avete ramo 1, ramo 2, ramo 3. Supponiamo di lavorare in condizioni stazionarie. In condizioni stazionarie, il principio di conservazione della carica mi dice la corrente totale che fluisce attraverso la superficie chiusa deve essere sempre zero. E allora, qui non ci sono superfici chiuse. S1, S2, S3 sono superfici aperte. Bene, immaginate di considerare come se una superficie chiusa che sia l'unione di S1, S2, S3 più una superficie che si svolga all'esterno. Immaginate di prendere questa superficie. Ok? Quindi sigma è questa. Questa la chiamo SE, superficie esterna. Quindi sigma, superficie chiusa, è S1, unione S2, unione S3, unione SE. SE è una superficie che si sviluppa all'esterno in una regione di spazio in cui la corrente è zero. Nell'isolante, per esempio. Ok? Bene, adesso, poiché sigma è una superficie chiusa, posso applicare principio di conservazione della carica e mi dice che se vado a calcolare la corrente totale netta che fluisce attraverso sigma devo avere zero. Quindi la corrente I, la chiamo I sigma, deve essere uguale a zero. Vi ricordo che il teorema, il principio di conservazione della carica, io l'ho scritto in questo modo avendo scelto come verso positivo il verso uscente da sigma. Ok? Bene, poiché io devo integrare questa funzione densità di corrente su una superficie sigma, io mi ricordo che l'integrale è lineare, è un operatore lineare, quindi l'integrale su sigma lo posso fare sommando l'integrale su S1 più l'integrale su S2 più l'integrale su S3 più l'integrale su SE. Ok? Quindi posso calcolarmi separatamente i contributi e li sommo. Quando calcolo l'integrale su S1, io mi vado a calcolare la corrente che fluisce su S1 col verso uscente. Quanto varrà questa corrente? Meno I con 1, perché I con 1 io invece l'avevo orientata col verso entrante. Quindi sarà meno I con 1 e ho il contributo di S1. Su S2 la corrente uscente è proprio uguale a I con 2, perché su S2 avevo invece orientato la normale in verso uscente. Meno I con 1 più I con 2 più I con 3 più I con E uguale a 0. Ma I con E è nulla in quanto la superficie SE, abbiamo detto,
per costruzione si sviluppa all'esterno dei conduttori, quindi in una regione in cui non c'è corrente. Bene signori, che cosa ho scritto qui? L'applicazione di questo principio non è altro che la legge di Kirchhoff applicata a quel nodo. Nel momento in cui io la realtà fisica dei tre conduttori saldati nel nodo la modello come il nodo a cui afferiscono tre rami di un circuito elettrico, io vi sto dicendo che la legge di Kirchhoff per le correnti non è altro che la traduzione circuitale del principio di conservazione della carica in condizioni stazionarie. Se siamo in condizioni stazionarie, allora la corrente totale che entra nel nodo è uguale alla corrente totale che esce da un nodo, perché globalmente sulla superficie chiusa ci deve essere un pareggio. In altre parole, quando la corrente è costante, in condizioni stazionarie non significa che le cariche sono ferme. Quelle sono le condizioni statiche. Condizioni stazionarie significa che il flusso è costante. Quindi immaginate questa situazione, nella nostra aula siamo 30 persone, nello stesso istante entrano 5 persone da una porta ed escono 5 persone dall'altra porta. La quantità di carichi di persone all'interno è costante nel tempo, il flusso è costante. Quindi tante persone entrano quante contemporaneamente stanno uscendo. La Q è costante, quindi la sua derivata è zero, la corrente è costante. Condizioni stazionarie significa flusso costante di carica, non significa carica ferma. Carica ferma significa solo le condizioni statiche. Come vedremo, in quelle condizioni non c'è corrente, ovviamente. Qui la corrente c'è, ma è costante. Benissimo. In condizioni stazionarie, quindi, la legge di Kirchhoff per le correnti è rigorosamente imposta dalla conservazione della carica. Viene come traduzione di quel caso lì. Bene, questo ci dà anche la giustificazione di una delle proprietà che abbiamo dato all'inizio ai cosiddetti bipoli elettrici. Vi ricordate quando vi ho detto un bipolo elettrico deve avere tre proprietà. Una, corrente univocamente definita. Voi dovete associare una sola corrente al bipolo, non correnti più di una corrente. E allora, se io ho un bipolo, fisicamente questo oggetto come sarà fatto? Sarà un terminale, poi qui ci sarà quello che ci sarà, e poi ci sarà un altro terminale. Questo è collegato al nodo A, questo è collegato al nodo B. Se io vado a calcolare la corrente di una qualsiasi sezione di questo terminale, teoricamente potrei trovare un risultato diverso. Allora, immaginatevi calcolare la corrente di una sezione che chiamo SA in prossimità del terminale A, del nodo A, scusatemi, e poi di calcolare una sezione che si chiama SB in prossimità dell'altro terminale. Oppure se vi la potete mettere anche qui in un punto qualsiasi, dove volete voi. Immaginate di studiare un problema in cui lungo un conduttore calcolate la corrente a due sezioni diverse. Ok? Benissimo. Allora, in generale, che succede? Se io introduco per esempio i due versori in questo modo, togliamo NA, questo NB, e con riferimento a questi due versi qui circolerà la corrente I con B e qui la corrente I con A. Allora, cosa posso fare? Come nel caso precedente, se A e se B sono due superfici aperte, quindi non posso applicare il principio di conservazione. Ma se anche in questo caso introduco una superficie esterna che unita a S e B mi fornisca una superficie chiusa, io posso fare gli stessi passaggi che ho fatto prima e posso dire la superficie sigma è l'unione di SA, SB, SE, sì, vale il principio di conservazione della corrente,
della carica sì, quindi la corrente totale in sigma, se sono in condizioni stazionarie, deve essere 0. Ma chi è in sigma? Vi ricordo che sigma va sempre orientata con versore uscente, quindi il contributo su SE è 0, SE è all'esterno, non c'è corrente in quella regione di spazio. Il contributo su SA quanto vale? Meno I con A, perché lì la normale è entrante. Il contributo su SB è invece più I con B, e ne concludo che la corrente calcolata sulla sezione A è uguale a quella calcolata sulla sezione B. E questo risultato vale per qualunque coppia di sezioni andate a prendere. Quindi ho messa una qui e una qui, potevo mettere SA, SB, una qua poteva essere completamente storta questa sezione. L'importante è che sia una sezione completa, un taglio completo del terminale. In condizioni stazionarie, quando prendete un conduttore e ne fate un taglio netto che vi dà la sezione completa, ortogonale, storto, obliqua, quello che volete, la corrente che fluisce è sempre la stessa. E quindi la corrente è univocamente associata al bipolo. C'è una sola corrente. Che era la proprietà che abbiamo chiesto al bipolo elettrico. La corrente è unica, univocamente definita, quindi non dipende dalla sezione. Attenzione, purché la sezione sia una sezione, la superficie sia una sezione completa del conduttore, se è una sezione completa, qualunque sia, va bene, vi dà sempre lo stesso risultato. Questo però se siamo in condizioni stazionarie, vedete? Deve essere formulata la conservazione della carica in condizioni stazionarie. Allora, la prima osservazione che potreste farmi è la seguente. Ok, è vero, però noi abbiamo usato questi concetti anche per i circuiti sinusoidali. Dove non è affatto vero che le correnti sono costanti nel tempo, le tensioni e quindi le cariche. Quindi come si spiega adesso quello che ci ha appena detto? Che fine fa la legge di Kirchhoff in condizioni non stazionarie? Che fine fa la proprietà del dipolo elettrico in condizioni non stazionarie? Devo portare in conto una corrente che cambia per ogni sezione? In via di principio sì, perché se adesso io rimuovo le condizioni stazionarie e mi metto in condizioni tempo variabili, il principio di conservazione della carica non è questo, è questo. E quindi nel caso generale la legge di Kirchhoff per le correnti in realtà non vale, perché la formulazione sarebbe questa. Non è più vero che la somma di queste correnti è zero. La somma di queste correnti, istante per istante, è uguagliata dalla variazione temporale della carica contenuta in questo nodo, cambiata di senso. Quindi la legge di Kirchhoff per le correnti teoricamente non è più vera, e lo stesso vale per il concetto di bipolo. In realtà non è più vero che I con A è uguale a I con B. I con A è uguale a I con B meno DQ su DT. E quindi come se ne esce? Il termine che ci dà, tra virgolette, fastidio, quindi il termine che ha sostituito lo zero, è un termine che, come vedete, va come la derivata di una funzione. E quindi, se questa funzione Q è sufficientemente lenta nel tempo, la sua derivata sarà molto piccola. E quindi noi in realtà possiamo dire che in condizioni non stazionarie possiamo continuare a utilizzare la legge di Kirchhoff e il concetto di bipolo in modo approssimato se questo termine è trascurabile. Sappiamo bene che non è zero, perché sarebbe rigorosamente zero solo in condizioni stazionarie,
ma non è che passa da 0 a un valore immediatamente non trascurabile, c'è un range di intervallo di condizioni di funzionamento, c'è un intervallo di condizioni di funzionamento dette di condizioni quasi stazionarie, in cui questo termine, pur non essendo 0, è ancora trascurabile. Quindi l'equazione di Kirchhoff si scriverà circa uguale a 0, non è uguale a 0. La legge di Kirchhoff vale con questa approssimazione. La icona sarà uguale, circa uguale a icon B. In che condizioni? Condizioni quasi stazionarie. Cosa significa condizioni quasi stazionarie? Le condizioni quasi stazionarie sono condizioni che concettualmente ci consentono di trascurare la derivata. Adesso vediamolo qui. Che significa trascurare questa derivata? Deve accadere che icon A in valore assoluto e icon B, sempre in valore assoluto, siano molto maggiori del valore assoluto della variazione nel tempo di questa carica. Io sto facendo la differenza di due grandezze. Ok? Allora, se dq su dt vale 1, poniamo che valga 1, può capitare che icon A vale 2 e icon B vale 1. Nel qual caso questo termine non è affatto trascurabile, è confrontabile con i due termini di cui sto facendo la differenza. Ma se icon B vale 1000 e icon A vale 999, la loro differenza è sempre 1, ma stavolta la differenza è un millesimo rispetto alle grandezze di cui stiamo facendo appunto la differenza. E quindi se un millesimo per me è un'approssimazione accettabile, perché sto lavorando con l'accuratezza del centesimo, per me un millesimo è 0. Quindi qua ci metto 0. Quindi per capire se sono in condizioni stazionarie, quasi stazionarie o meno, io devo andare a vedere questo termine correttivo quanto pesa rispetto ai termini che sto mettendo qui o nella legge di Kirchhoff. Come si fa? Mettiamoci nel caso più semplice. Supponiamo che la variazione temporale sia proprio una variazione sinusoidale. Ok? Il caso generale si può sempre ricondurre alle variazioni sinusoidali usando le serie di Fourier, come abbiamo visto nella lezione sugli spettri. Allora, immaginate che Q sia una funzione sinusoidale. Stiamo lavorando in regime sinusoidale, quindi questa Q sarà data, come al solito, da una Q0 seno di omega t. Ok? Da chi dipende la derivata della funzione Q nel tempo? La derivata della funzione Q nel tempo, e se ne faccio il modulo, sarà omega Q0 coseno di omega t, e questo è sempre minore o uguale a omega Q0. Quindi al di là del valore dell'ampiezza di questa funzione Q0, quello che pesa è la frequenza di oscillazione di questo segnale. Se la frequenza è 0, che significa? Segnale costante del tempo, la derivata è 0, come ben sappiamo. Quando è che le condizioni sono quasi stazionarie, quindi? Per capire se la condizione è quasi stazionaria, noi andremo a interrogare la frequenza di funzionamento. Se la frequenza di funzionamento è sufficientemente bassa, i segnali, è vero che sono variabili nel tempo, ma oscillano così lentamente che la loro derivata sarà trascurabile rispetto alle altre grandezze. E quindi potremmo dire che valgono le leggi di Kirchhoff per le correnti in modo approssimato. Possiamo associare ad un dipolo un'unica corrente in modo approssimato, non più in modo esatto, nell'ambito dell'approssimazione che ci siamo dati. Ovviamente questo risultato sarà tanto meno vero quanto più in alto andiamo con la frequenza. Del resto, se voi aumentate la frequenza,
il segnale diventa sempre più veloce nel tempo, quindi la derivata temporale crescerà. E questa approssimazione, questo termine sarà sempre meno approssimabile a zero. Vedremo in un'altra lezione chi è il termine di confronto per poter dire se la frequenza è bassa o è alta. Da ingegneri non esiste nessun significato, non ha nessun significato dire che un numero è piccolo o grande se non si dà il termine di paragone. Lo vedremo più in là. Vi posso dire che nelle applicazioni dell'elettrotecnica la bassa frequenza, quindi le frequenze per cui possiamo ancora continuare a usare le leggi di Kirchhoff, quindi questo tipo di risultato, sono le frequenze sicuramente di 50 Hz, quella che usiamo per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, frequenze fino all'ordine di grandezza dei kHz, a volte anche megahertz, sono considerate bassa frequenza. Quindi per quelle frequenze si considera che siamo in condizioni quasi stazionarie, per cui possiamo tranquillamente usare i risultati della teoria dei circuiti che rigorosamente varrebbero solo a frequenza zero, cioè per segnali costanti. Se aumentate questa frequenza non è più vero. Per esempio, se prendete un pezzo di conduttore metallico cilindrico, quello in bassa frequenza è un cavo elettrico che trasporta corrente e la corrente è uguale a ogni sezione. Se lo stesso oggetto lo fate lavorare con un circuito che gli inietta corrente, che ne so, a frequenze dei megahertz, dei gigahertz, quello diventa un'antenna che irradia campo e nelle antenne, se andate a calcolare la corrente per sezione vi trovate valori diversi. La corrente non è vero che è uguale a ogni sezione. Si distribuisce lungo l'antenna in maniera dipendente dalla frequenza che stiamo usando. Okay? Quindi noi a questo punto mettiamo un limite in tutte le nostre applicazioni. Noi ci occuperemo delle applicazioni cosiddette quasi stazionarie. I vostri colleghi di ingegneria delle telecomunicazioni invece vanno oltre e vanno a guardare quello che accade nel range di frequenza più elevato. Ovviamente questo significa che in quel range di frequenze non valgono più le leggi di Kirchhoff, non si può più usare il modello circuitale, si deve ricorrere ad altri tipi di modelli sempre derivati dalla formulazione elettromagnetica, ma non è più vero. Per esempio, per quel tipo di circuiti, se andate a fare il bilancio delle potenze, apparentemente è violata la conservazione delle potenze. Semplicemente perché in quel tipo di circuiti in realtà uno deve tenere conto non solo della corrente della tensione, di quello che accade sotto forma guidata, ma c'è una parte di energia che fluisce sotto forma radiata e non vi ritrovate più nei componenti del circuito. L'antenna trasmette energia. Se andate a fare il bilancio di potenza solo sugli elementi dei circuiti vi ritrovate un difetto. Non c'è più l'equilibrio. Se invece calcolate anche la potenza che avete ceduto al campo elettromagnetico, i conti ovviamente tornano. Ovviamente questo tipo di potenza non la potete calcolare col modello circuitale. Col modello circuitale noi calcoliamo solo le potenze associate a tensione e corrente sui vari dipoli. Non abbiamo il concetto di campo elettromagnetico che irradia o cose del genere. Bene, questo chiude tutto quello che c'è da sapere sulla corrente. La prossima lezione vedremo la tensione e chiudiamo il quadro.